Buonasera, bentrovati alle TG Med Sport. Buone notizie per Iachini perché Francesco Bolzoni è tornato a lavorare con il gruppo. Il centrocampista aveva svolto un lavoro differenziato nelle ultime sedute d'allenamento. Anche Verre, reduce dall'Under 20, ha lavorato regolarmente con i compagni. Invece Vicani e Lafferty si aggregheranno alla squadra soltanto questa sera. Quindi per loro si comincerà a parlare di Juve Stabia soltanto da domani. Ha parlato invece Claudio Terzi, ha ammesso le difficoltà avute contro il Bari, però parla delle critiche forse eccessive per il gioco non brillantissimo e soprattutto fa un appello ai tifosi. Ascoltiamo. Non ho mai giocato a Castellammare, quindi non lo so con che tipo di sintetico sia. Sicuramente andiamo là per vincere, vogliamo vincere. Passa tutto dalla prestazione che faremo. Per quanto riguarda Cesena, dove l'altro campo sintetico, è stata una partita un po' anomala, perché comunque abbiamo giocato in 10 per più di un tempo e contro una squadra forte, uno scontro diretto, e penso che e comunque essere riusciti a portare a casa un punto è stata importante quella partita. Poi, sicuramente è un tipo di gioco un po' diverso perché la palla va più veloce, gli appoggi, i rimbalzi del pallone sono diversi, però visto che comunque abbiamo già affrontato squadre, abbiamo già giocato sul sintetico, sicuramente dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. E a volte tante squadre contro di noi, soprattutto in casa, giocano tutte dietro, a linea della palla e comunque riuscire a non subire gol e comunque quando la sblocchi a non prenderlo è importante. Peccato perché sabato, subito dopo che l'abbiamo sbloccata, Gallano ha fatto quell'Eurogol. Le ultime due partite con Spezia e Bari l'abbiamo subita, adesso cercheremo di non prenderlo contro la Juve Stabia, perché è bello essere comunque la migliore difesa ed è importante dare stabilità a tutta la squadra. La Juve Stabia comunque ha sempre fatto ottimi campionati, quest'anno purtroppo per loro sono partiti male e fanno fatica a riprendersi, però andare là a Castellammare è sempre difficile, comunque su un campo sintetico. E sicuramente l'ambiente sarà caldo e quindi se sottovalutiamo questa partita partiamo già col piede sbagliato e non dobbiamo farlo. Da sottovalutare non c'è nessuno, ma neanche da aver paura, perché comunque solo il rispetto di una squadra che nonostante comunque i punti in classifica è da rispettare e da approcciare con l'atteggiamento giusto. Abel per noi è un giocatore importante, fondamentale. E speriamo che rientri, che comunque guarisca il prima possibile. Per quanto riguarda Dybala, comunque lui anche all'inizio dell'anno faceva bene, ha sempre fatto bene, si è sempre impegnato. Purtroppo gli mancava questo gol e sono sicuro che da adesso in poi che si è sbloccato ne farà tanti altri e comunque ci sono giocatori in rosa importanti come Lafferty, come Belotti, lo stesso Troianiello, Malele che possono dare una mano e fare sentire meno l'assenza di Hernandez. Un'altra insidia per la squadra di Iachini nel posticipo di lunedì alle 20:30 contro la Juve Stabia è il campo sintetico di Castellammare che non permetterà tra l'altro di rischiare Andrea Belotti, ma niente alibi, almeno questa è l'opinione di Salvatore Gerasci. Non mi si venga a dire che il Palermo ha più problemi di quanto non ne possa avere una squadra come la Juve Stabia, che di problemi ne ha quanti in questo momento. Certo, loro giocano le ultime cartucce della disperazione, però davanti a un Palermo si accontenterebbero come anche di un pareggio. Il Palermo va dall'alto di una forza indiscutibile, è più forte, nettamente più forte. E poi, sai, sono dei professionisti abituati ad allenarsi su terreni in sintetico e a rendere anche lì. Non mi pare che possa essere un'attenuante questa qui, dici loro ci sono abituati, noi no, certo, ma non fa la differenza, la fanno altre cose. Fiducioso Maran che potrebbe riavere Barrientos contro il Cagliari, sicuramente avrà Bergessio al centro dell'attacco, rientra dopo la squalifica, non ci sarà invece proprio perché squalificato Bellucci in difesa. In difesa però il Catania ha una nuova certezza, il terzino sinistro Cristiano Biraghi.
che dobbiamo vincere perché noi sappiamo che da qui alla fine, a prescindere dalla vittoria, che se vinceremo sabato, noi sappiamo che sia in caso di vittoria che di sconfitta, sappiamo che fino alla fine, fino all'ultima giornata ci sarà da lottare e faremo tra virgolette la guerra con queste 4-5 squadre. E sappiamo che da qui alla fine ogni partita per noi è una finale e che ogni partita, diciamo che ogni fine partita sappiamo che una se n'è andata e ne mancano sempre di meno. Perciò dobbiamo cercare di fare più punti possibili e cercare di uscire da questa situazione, ma ormai penso che questa situazione, diciamo, di lottare ogni partita e di fare la guerra ogni partita, guardando anche le altre, sarà fino all'ultima giornata. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport, oltre a tutte le notizie, un approfondimento che riguarda il calcio femminile con il comunicato ufficiale della Torres, il divorzio dall'attaccante palermitano Pamela Conti, un comunicato con le dichiarazioni non soltanto del presidente Leonardo Marras, che spiega come la scelta di Pamela è stato come un fulmine a ciel sereno, ma soprattutto le parole, le dichiarazioni di Pamela Conti, che si dice chiaramente molto dispiaciuta di questa scelta, però non c'erano più i presupposti, soprattutto tecnici, perché rimanesse alla Torres. Dunque si interrompe il rapporto tra la Torres e Pamela Conti, ancora possibilità però per lei di poter andare all'estero, e dunque in bocca al lupo all'attaccante palermitano. Chiudiamo la finestra del calcio, apriamo invece quella dedicata alla pallavolo con la B2 femminile, con l'Andros che ritorna a giocare in casa dopo il turno di riposo sabato alle 18 al Pala Don Bosco contro il Planet Stranolite Dara. È la quinta di ritorno del torneo di B2 femminile, di fronte le due squadre che in questo momento arrivano da tre risultati utili consecutivi. La squadra di Giancarlo Caccamo ha più 8 dalla zona salvezza, mentre invece la... Noi ci stiamo allenando al meglio perché contiamo appunto di fare bene contro questa squadra, anche se sulla carta, diciamo, loro in classifica sono messe meglio di noi, sono terze, però ci stiamo allenando con la giusta grinta e speriamo di fare bene, sicuramente meglio dell'andata. Sì, noi cerchiamo di fare il nostro gioco, cerchiamo di allenarci bene, poi quando la partita si vedrà andando giocando bene, cercheremo di metterle in difficoltà con i nostri punti forti. Contiamo di fare bene anche sfruttando tutte le partite che ora abbiamo in casa e niente, con la giusta determinazione ce la possiamo giocare con chiunque. Dobbiamo scendere in campo convinte di poterlo fare. La partita dell'andata è stata, devo dire, una gran bella partita, forse la prima partita giocata bene da parte della mia squadra, anche se abbiamo portato via soltanto un punto, una squadra comunque che abbiamo contenuto bene, nonostante le bocche di fuoco siano davvero di altra categoria. Ci stiamo preparando per comunque affrontare questa squadra nella maniera più consona possibile per portare i 3 punti dentro e arrivare alla quarta vittoria consecutiva, che non sarebbe una gran bella cosa per noi. Certo, ogni vittoria aiuta la classifica, aiuta il morale, quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è. Anche se devo dire siamo messi adesso in maniera buona in classifica, abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli scontri diretti li abbiamo in casa, quindi comincia a diventare una classifica più consona a quello che erano le aspettative all'inizio del campionato. Certo, è una squadra comunque, una partita difficile, non ci tiriamo indietro. Comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa, quindi
perché non provare, anche se, ripeto, abbiamo qualche problemino fisico da parte di qualcuno, ma non, senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice, andremo in campo e ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it, non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare, arancine, 1 euro, pizze familiari a soli 5 euro, Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni, Panificio Badalamenti, Saccatto Pane, Untenniventi, via Francesco Crispi numero 290 a Palermo, info line 388 9088 192.